Salve amici, le nostre piantine di zucchina lunga, ovvero cocuzza, sono cresciute e dobbiamo andare a trapiantarle. Per questo ci serve il canneto. Noi lo facciamo in modo molto molto semplice. Mettiamo 4 canne ai lati del rettangolo e poi una al centro in ogni lato. Siccome abbiamo un terreno molto roccioso, abbiamo scavato con un pezzo di ferro fine un buco che siamo andati man mano ad allargare. Nello stesso buco battiamo un ferro più largo, e cioè un ferro alla larghezza della canna. Vedete, allarghiamo il buco ed estraiamo poi il ferro. Immergiamo la canna ed andiamo a pressare la terra adiacente con un martello. Le canne le abbiamo prelevate in terreni molto umidi, qui in zona. Siccome lo scorso anno abbiamo avuto problemi con un capannetto così, perché è sembrato un po' leggero, mio marito va a rinforzarlo, e cioè aggiunge un pezzo di ferro pressato nel terreno adiacente alla canna. Congiunge il ferro con la canna stringendo con un filo di ferro, sia sotto che sopra. Questa lavorazione va fatta a tutti gli assi verticali del capannetto. Praticamente noi stiamo costruendo un capannetto di altezza 1,80 m, larghezza 1,80 m e lunghezza 2,20 m. Adesso concentriamoci ai verticali, e cioè agli assi verticali, che serviranno ad aiutare la pianta ad arrampicarsi. Leghiamo allo stesso modo con un filo di ferro una estremità, poi il centro e poi l'altra estremità. L'altezza del capannetto della zucchina lunga è molto importante, perché più alta è e più lunga cresce la cucuzza. La legatura avviene allo stesso modo che abbiamo visto prima, e cioè con il filo di ferro avvolgiamo le canne orizzontale e verticale. Avvolgiamo, tagliamo con la tenaglia e con la tenaglia stessa stringiamo. Continuiamo a fare lo stesso lavoro negli altri lati. Alla fine mettiamo una canna in traversale che unisce l'angolo sinistro su in alto con l'angolo destro giù in basso. Facendo attenzione di legare tutte le canne che si uniscono tra esse sempre con il filo di ferro. Ed alla fine ci occupiamo del tetto. Lì non c'è bisogno di mettere la canna in traversale, bastano solo le lineari. Frontale, praticamente l'entrata, abbiamo messo 2 canne AX che vanno a sostenere gli angoli. Ed ecco il nostro capannetto terminato. È pronto per accogliere la piantagione di zucchine lunghe, ovvero le cucuzze siciliane. Questo tipo di zucchina viene molto molto lunga. Lo scorso anno noi abbiamo avuto anche le cucuzze lunghe fino a 1,70 m, 1,80 m e di peso non indifferente. Bene, adesso possiamo piantare. Ciao amici, alla prossima!